Sono io. Spero che tu non abbia portato niente che deve essere cucinato. Ci hanno tagliato il gas. Possiamo sempre usare la piastra, no? Ho trovato maiale e fagioli e c'è la carne avanzata. Non ci avevo proprio pensato. Accendila tu, per favore. Scaldo la carne e apriamo una di quelle scatole di fagioli, va bene? Sì, va benissimo. Così, finalmente, la fece provare a Cenerentola e le entrò. Allora apparve la fata buona e fece un incantesimo. La vestì di nuovo con uno splendido abito. Il principe aveva trovato la sua sposa. Vedi, si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. È finita. E che cosa è successo alle sorellastre? Che ha fatto la matrigna? Non lo so. Nella storia non c'è. Secondo te che hanno fatto? Sono cadute dal libro. Sei veramente matto. È ora di dormire. Non voglio andare a letto, è presto. Cerca di obbedirmi, per favore. Non discutere. Non dimentichi qualcosa? E smettila di fare quella faccia. Non c'è proprio nessun motivo. Vieni qui. Ne hai solamente una di mamma. Questo dovresti capirlo. Io nemmeno apprezzavo molto mia madre quando era viva. Ma io ti voglio bene. Solo che ogni tanto sei sdolcinata. È tanto sbagliato essere un po' materna. Mamma. 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 Mamma, dormi. Mamma. Mamma. Il suo nome, per favore. Mi chiamo Gary Carter. Questa è la sua abitazione? Sì, vivo qui. Da quanto conosceva la morte? 10 o 12 anni, almeno. Il suo numero di telefono? Il mio numero è 794-8733. E lui non ha nessun parente? No, non ha proprio nessuno, povero piccolo. Se non ci sono difficoltà, può passare la notte qui, può farlo. Certo. Domani verranno quelli dell'assistenza sociale. Se ne prenderanno cura loro. Tesoro, non puoi restare là dentro, ti fa solo male. Dai. Ma
Fa troppo male. Se vuoi andartene è uno dei sistemi più dolorosi. Il problema è che potresti agonizzare da qualche parte per 3 o 4 ore. Prima che succeda qualcosa. E potrebbe passare qualcuno che ti porterebbe all'ospedale. E i dottori magari ti salverebbero la vita. Poi chiamerebbero uno psichiatra. E lui comincerebbe a studiarti per capire la ragione per cui un ragazzo di 8 anni ha tentato di suicidarsi. Ne ho 11. Cosa? 11. 11? Scusami. E poi direbbero... Molto probabilmente era infelice per qualche cosa. Forse ha subito un trauma che non è riuscito a superare. Mia madre è morta. Ah, mi dispiace, davvero. E lei era l'unico familiare che avevi? Sì. Ora riesco a capire come ti senti in questo momento. Però... Se sei sicuro al 100% di voler morire, io posso consigliarti qualche altro sistema. Lo so, esiste il gas, la corrente elettrica, buttarsi giù da un palazzo, prendere dei sonniferi, del veleno, impiccarsi. Se riesci a trovare una pistola, c'è la vecchia pallottola in testa che sbaglia raramente. Invece, se per caso pensi di voler vivere, ancora una notte almeno... Sei invitato a casa mia per una scodella di chili. Così potresti riposarti un po' e dormirci sopra. E potrai ricominciare a pensarci domattina. Secondo me dovresti fare così. Ti va di venire a casa con me? Non sei obbligato se non vuoi. Comunque penso che non dovresti startene qui fuori tutto solo. Potrebbe venire l'uomo nero. Non esiste l'uomo nero. Su questo hai ragione, probabilmente, ma io non vorrei scoprirlo. Io non sono mai restato fuori tanto a lungo da saperlo. Allora, vuoi venire oppure no? No, non mi interessa cosa vuoi fare. Andiamo! Domani li vado a consegnare. E ora? Saranno almeno $20. Niente male vivere di bottiglie e barattoli. Visto che ci siamo, io mi chiamo Marvin. Che schifo di nome, Marvin, non è vero? Ogni volta che sento il nome Marvin penso a un uomo con un enorme naso, enormi occhiali neri, lacci delle scarpe marroni, calzini gialli, un piccolo farfallino e... e una giacca a quadri. Fa come se fossi a casa tua. Lo sai che cosa mi piace di questo posto? Si riscalda subito, non ci sono spifferi. È caldo. Adesso metto sul fuoco questo piatto di chili. L'ho preparato ieri. Così almeno non ti verrà una polmonite. Ti va di restare con me? Oh, andiamo, no. Avanti, non devi fare così. No, 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 non lasciarti andare. Non piangere, non farlo. Combatti! A pensarci bene, forse... Non lo so. Forse è meglio riuscire a sfogarsi.
Perché lo sai cos'è che ti fa piangere? No, no, non solo te, dico chiunque. Sono i pensieri e i sentimenti. È colpa loro. Sai, comincia tutto quassù, nella testa, e i pensieri tristi provocano una reazione. Appena queste deprimenti, tristi e insopportabili idee si ammucchiano, è come il liberarsi di un raffreddore. Già, i pensieri cominciano a nascere proprio qui, nella fronte, e finiscono per uscire dagli occhi sotto forma di lacrime. E più tu piangi, più riesci a liberarti di queste idee tristi. E ti senti meglio. Oh. Sono sicuro che alcune di queste brutte sensazioni sono già scomparse. Certo. Va già un po' meglio, vero? È vero? Sta diventando carbone. Cosa? Oh. Accidenti. Davvero una bella cena. Ho paura di non aver fatto la spesa questa settimana. Per me? E cosa mangi tu? Io non ho fame. Oh, beh, ti ringrazio molto. Sicuro di non volerne? Posso sapere il tuo nome? Dyke. Come hai detto, scusa? Dyke. Dyke. Che sarebbe, il nome o il cognome? Il nome. Di cognome faccio Jackson. Dyke. Veramente un bel nome. Non è comune. È africano o cosa? Vedi qualche osso infilato nel mio naso? Non ho detto che tu sei africano. Ho detto solo... Non importa. E tuo padre dov'è? Morto anche lui? Una volta ho domandato a mamma dove era mio padre. Ha detto che non gliene fregava niente di me. E che per quanto lo riguardava, eravamo morti. E lui uguale. Ti vuoi sdraiare? C'è un letto di là. Ti va un po' di musica? Ti fa piacere ascoltarla? Metto un po' di musica. Anche a te. Di chiudere. I bambini a quest'ora devono andare a casa.
Chi è? Tige. Tige? Quanta gente vuoi che venga a trovare? Beh, bentornato. Ciao. Su, entra, fa freddo fuori. Ho capito, non hai trovato un altro posto dove andare. È così, vero? D'accordo, puoi restare qui stanotte. Avrò un po' di compagnia. Togliti il cappotto. Il bagno è da questa parte. Ah, il cappotto sulla porta. Così puoi vedere se cercano di rubartelo. Oppure è pronto per un'uscita rapida. Sì, penso che sia giusto stare attenti, però... io concedo alla gente il beneficio del dubbio e la fiducia qualche volta. Ci sono rimasti un paio di filetti di pesce, se hai fame. Tu non hai un televisore, vero? Ho un mazzo di carte, però. Vuoi giocare? Ok. Sai giocare a zitella? Zitella? Sì, ecco. Questa è la zitella. Ah. Pensavo che avresti detto poker o qualcosa del genere. Che ti passa per la testa? No, immaginavo, supponevo che conoscessi il poker. I giochi d'azzardo, insomma. Devi pensare che sono come Mojo. Chi sarebbe Mojo? Quello stupido che vive nella camera di fronte alla mia. Lui fa quel tipo di cose. Insomma, ci sai giocare a zitella o no? No, non ho mai giocato a zitella. Scarta tutte le coppie per cominciare. Le coppie. Lo sai? Mojo farà la stessa fine dei suoi fratelli, in galera. Miscarri ha avuto un grande affare con quei negri. Miscarri? È una brava signora. Ha anche un buonissimo lavoro. Stava per far andare mamma a vivere da lei. Hai finito di togliere le coppie? Dobbiamo fare altre coppie prendendoci le carte. Ho capito, ho capito. Allora perché non sei andato da Miss Carrie invece di fare il pazzo e cercare di ammazzarti? Beh, mi sarebbe piaciuto vivere con lei, se non fosse stato per quel Mojo. Lui non riuscirà a concludere mai niente. E tu? Che cosa concluderai? Non ci penso. Potrei anche non arrivare a 12 anni. Perché dovrei preoccuparmene? Mi sembra un'affermazione un po' dura. E allora? È la verità. Che è successo a mamma? Io sarei andato con lei se non era per te. Beh, può darsi che io sia il tuo angelo custode. Sì, può essere. Forse tu lo è. Sei, non è. Sei, non è che cosa? Tu sei. Non si dice tu è. Non si usa è con il tu. Che significa? Vuol dire sempre la stessa cosa? Può darsi, però... non è in questo modo che ci si aspetta che sia. Oh, a chi vuoi che interessi? Nessuno ha mai avuto tanti problemi per capire di cosa parlavo. Non so che cavolo hai da lamentarti. Ehi. Non parlarmi così, va bene? Siamo a casa mia. E non mi piace per niente. Hai sentito? Non dire più cavolo, d'accordo? Io posso dire quello che cavolo mi pare. Certo, tu puoi dire quello che ti pare, ma non dire quello che ti pare vicino a me. Se pensi di restare qui, non dimenticarti che questa è la mia casa, che sia ben chiaro. Devi fare quello che dico io. E se l'idea non ti piace, là c'è la porta. Non farò un bel niente di quello che mi dici tu e non resterò qui. E dove pensi di andare? Chi cavolo se ne frega? Beh, io, a me interessa almeno un po'. Tu non hai nessun altro posto, altrimenti ci saresti già andato. Perché non cerchiamo di venirci incontro a metà strada, non del tutto a modo tuo né a modo mio? Pensaci, così almeno un problema sarà risolto. Fino a che non parli, non potrai dire parolacce. Io adesso vado a dormire, tu fa quello che vuoi. Me ne vado domattina. Cosa? Ho detto che me ne vado domattina.
Se è questo che vuoi. Vedi, non servono un sacco di soldi per vivere. Sai cosa serve? Che cosa? Un mostruoso senso dell'umorismo. E sai da dove viene? Da dove? Dal sole. Non si può guardare il sole senza sorridere. Ci hai mai fatto caso? No. Allora, è arrivato Natale. Sei contenta? No, non piangere. Ti fa la foto. Mamma! Senti, ma le pollastrelle non ti piacciono? Le pollastrelle? Che modo di parlare. Si dice le ragazze. Che significa non mi piacciono? E come potrebbero non piacermi? Sarebbe davvero preoccupante. Però non sembra, sai. Non sarai una checca per caso. Ehi, attento a quello che dici. Soltanto perché non vado in giro a rimorchiarle, non significa che preferisco interessarmi agli uomini. Io sono uomo e ti interesso. L'ammetto, tutti facciamo degli sbagli ogni tanto. Guarda, quella non è niente male. Cos'è l'albero più grande del mondo? No, non è il più grande. Ma ci manca poco. Stai bene, ma? Ti serve un cappotto pesante? No, sto benissimo, non fa tanto freddo. Sicuro? Certo. Se lo dici tu. Forza, vieni qui, prima che ti si congeli il sedere. Ehi, Marv. Anche questa diventerà una notte di Ehi, Marv? Mi racconti una favola per addormentarmi? Una favola per addormentarti? Certo, ai bambini bianchi le raccontano. Ok. Non sono buona, forse. Ok, ok. Però una corta, va bene? Una volta, tanto tempo fa, c'era un minuscolo gnomo sulla prima pagina di un enorme librone e un giorno decise di vedere com'erano le altre pagine. Così lo percorse tutto, pagina dopo pagina, finalmente arrivò all'ultima. E abracadabra, sai cosa disse? Cosa? Buonanotte. Oh, Marv. Io non ho mai detto di saper fare la mamma. Cavolo. Adesso dormi. Cosa? Che cosa hai detto? No, no. Di grazie. Grazie. Coraggio. Grazie, grazie, buon Natale. La ringrazio molto. Solo 15 miseri dollari.
Siamo un po' a corto, vero Marco? Ah, non ti preoccupare. Possiamo fare molto di più. Come? Che c'è, non ti fidi? Ok, ok. Così va bene. Lascialo stare dov'è. Marv, mi hai fatto prendere un colpo. Pensavo di averti detto di cercare i fiocchi d'avena. Certo, stavo per prenderteli. Sì, dopo esserti riempito le tasche con qualunque altra cosa. Cercavo solo di aiutarti. Beh, ti sei sbagliato, così non mi aiuti, rimettilo a posto. A posto? Come faccio? Qualcuno potrebbe vedermi. Qualcuno ti ha già visto, io, lo capisci? Perciò adesso mettilo dentro il carrello, oppure rimettilo là dove l'hai preso. Ma fino a che non avrai fatto una cosa o l'altra, non ci muoviamo da qui. Dove hai messo i miei soldi? Di quali soldi parli? Ah, sì, va, vedi, Tag. Non posso darteli subito. Oggi abbiamo speso un sacco per la roba da mangiare. E tutte le altre cose. Così ti vorresti tenere i miei soldi, eh? Senza nemmeno chiedermi il permesso. Oh, beh, non pensavo che fosse importante, visto che non devi pagare vitto e alloggio. Ma quelli sono sempre soldi miei. Non puoi prenderteli con questa scusa. Vuoi mangiare domani? Io so procurarmi da mangiare. Va bene. Se è così che vuoi vivere. Non venirmi dietro, d'accordo? Allora. Uno. Due. Tre. Quattro. Quattro. E 50. Ti devo ancora $3. E poi siamo pari, va bene? Sono i miei soldi. Lo so che sono tuoi, ho capito. Vogliamo smetterla ora? Su, va a farti il bagno. Io intanto preparo qualcosa da mangiare. Forza, muoviti. Vai, bam, boom. Incredibile. Sei veramente incredibile. Non so più quante volte ho cominciato questo puzzle, poi mi stufavo e lo rimettevo via. Che cosa deve venire? Questo, mio caro, è il più grande mistero del mondo. Bisogna metterli insieme per saperlo. Mi sa che non sarà facile. Un buon puzzle non è mai facile. E per me? E per te che cosa? Voglio qualcosa da bere anch'io. Arriva al frigorifero e prenditi un bicchiere di latte. Fa veramente schifo questa roba. Come fai a berla? È terribile. È difficile che si beva solo per assaggiarlo. Si beve per altri motivi. E il tuo che motivo è, se è vero che ce n'hai uno? Certo che ho un motivo. Penso che tutti ce l'abbiano. Il più delle volte bevo per sbronzarmi, o per calmarmi i nervi, o perché ho bisogno di farmi coraggio. La verità è che si beve per dimenticare certe cose. Credo di aver usato prima o poi tutte queste scuse per giustificarlo a me stesso. Ma io non ho bisogno di bere, non devo bere. Solo che non ho una buona ragione per smettere. Tu sei un alcolizzato, vero? No, almeno non credo. Però qualche volta me lo chiedo. Bevi quello che resta. Perché? Perché io voglio che lo fai. Avanti, bevilo. Ah, basta. Questo dimostra che non sei un alcolizzato. Ci puoi scommettere.
Marvin. Che c'è? Sentiamo. Se vuoi ti aiuterò a smettere. No, io... Gli alcolizzati hanno bisogno di aiuto per smettere. Tu continua solo a ricordarmi che non sono uno di loro. Ok. Eccone altri due. Devi cercare quelli dei bordi. Dai! Sei nel bagno? Poteva anche dirmelo. Dove sei stato tutto il giorno? Pensa, sono stato a scuola. Che cosa? Sì, a scuola, sai, uno di quei posti con i libri, la campanella. Sì, va bene, ho capito, lo so cos'è una scuola. E tu sei andato là? Certo, non sei tu che insisti perché devo imparare qualcosa? E nessuno ti ha domandato niente, i maestri o qualcun altro? No, sai come ho fatto? Ho detto che sono appena arrivato da fuori e che sto vedendo le scuole della città per trovarne una dove andare. E ti hanno creduto? Beh, perché non dovevano? Loro non mi conoscono come te. Allora, sentiamo, cosa hai imparato a scuola? Beh, oggi ho imparato un sacco di cose. A una lezione hanno fatto vedere un film su un tizio che si chiamava Benjamin e si occupava di elettricità. Benjamin e poi... Tu lo sai com'è il cognome? Franklin. Bravo! Franklin, era lui. Beh, comunque era un cartone animato, sai. E facevano vedere come quel tizio pelato con la parrucca attirava i fulmini con il suo aquilone. Che cosa c'è? Ehi, Marv, te l'ha mai detto nessuno perché un fulmine... Beh? Non cade nello stesso posto due volte. No. Non lo sai davvero? No, perché? Perché quando un fulmine cade in un posto non ci rimane niente. Ho anche mangiato lì. Almeno per quello hai pagato. No. Ah no? No, però non l'ho rubato. Ho solo raccontato alla maestra che non avevo i soldi e lei ha pagato per me. Questo è bello, molto bello. Ci si guadagna ad essere onesti. Vedi? Ecco dei libri perché tu mi insegni qualcosa. Ma non sono un maestro. Vuoi che io ti insegni? Certo. Non sono capace, dai. Dai, Marv, lo sai bene che non posso andare a scuola. Cercherebbero sicuramente di sapere da dove vengo. E mi sbatterebbero in orfanotrofio. Dove hai preso questi libri? A qualche bambino? No, li ho presi in cambio. Che hai fatto? Sì, li ho presi in prestito, nella libreria. Sì, sì, avevo capito. Ma è libreria, non libria. Libreria. Liberia. Libreria. Libreria, giusto? Sì. Libreria. Hai visto, Merv? Sto già imparando. Che aspetta? Sì, avanti, bravo. Cominciamo. Che libro vediamo per primo? Ok, fammi guardare che cosa c'è. Questo. Devo leggere. Che c'è scritto? Aspetta, questa lettera è una A, vero? Sì. E quest'altro è un 1. Beh, non credo di saper leggere il resto. Il resto? Ma se non hai letto neanche un po'. Una A e un 1 non è leggere. Beh, lo sapevi che non potevo leggerli subito. Certo. Non ho mai detto che sono un genio. Sì, neanche hai detto di essere analfabeta. Insomma, dovresti essere stato a scuola abbastanza da imparare almeno a leggere. Lo sai che non ho potuto continuare ad andare a scuola, dovevo lavorare. Sì, lo so, certo. Ma ora che cosa ti aspetti da me? Un miracolo?
L'avrai capito che non ci so fare con i ragazzi. Comunque, quando tu vuoi veramente qualcosa, quello che gli altri dicono o fanno non ti deve condizionare, Tyke. Volevo solo la possibilità di imparare. Qualunque cosa. Almeno essere capace di scrivere il mio nome e leggere un po'. Per essere come le altre persone. Però, Marv, il modo in cui tu salti addosso alla gente, ce n'è abbastanza per far passare la voglia di fare quello che si ha in testa. Cosa hai scritto? Tyke Jackson. Tieni, prendilo tu, prova a esercitarti un po'. Io cucino qualcosa. Speranza! Sei troppo lento. Ehi, perché non te lo abbottoni, eh? È stata una giornata divertente. Sì. Davvero? Sì. Bella bici. Quanto pensi che può costare una bici così? Di solito sui $130. Questa l'hanno messa a $99.99. Ne hai mai avuta una simile? No. Te ne procurerò una. Come? E come pensi che si possa prendere una bici del genere senza avere un centesimo? Non scuotere la testa. Tu lo fai. Ma io lo faccio per sopravvivere. Se ti beccano a rubare una cosa di questo tipo, finisci in galera. Ma può darsi che non mi becchino. Ma non cercare di regalarla a me. Non te la mangi una bicicletta. E non ti ci vesti neppure. Ho potuto fare a meno fino adesso di queste cose. E non è per niente un problema continuare. Tu non devi rubare per me, Marv. Non è il tuo stile. E non ne vale la pena. Avanti, andiamo a casa. Ciao, bici. Adoro la vigilia di Natale. Ce l'hai ancora il tuo coltello? Sì, perché? Prestamelo un attimo, voglio prendere un albero di Natale. Tieni. Quello non è un albero di Natale. Vedi, un albero è soltanto un albero. Se vuoi il Natale, devi mettercelo tu. Ecco il tuo coltello. Grazie. Che ne pensi? Forse è stupido, ma mi sa che lo diventerà. Magnifico. Ehi, Marv. Sì? Senti, mi dici com'era il Natale ai tuoi tempi? Sembra che parli dell'Ottocento. Sì, insomma, tempo fa. Eri povero? No, non ero povero. La mia famiglia stava molto bene. Era speciale, veramente speciale. Non era solo il fatto di ricevere i regali che ci rendeva felici. Era perché stavamo tutti insieme. E dov'è la tua famiglia adesso? Sono tutti morti, forse? No. Soltanto mia moglie. Ho finito col perdere le tracce di tutti quando lei è morta. Catherine, mia moglie. Una bellissima donna.
dai meravigliosi occhi verdi. Era tanto tempo fa. Lei poi si ammalò e il dottore le disse che aveva un mese di vita. Come puoi dire a una persona che vivrà solo un mese, guardarla negli occhi e dirle che la sua vita è finita? Poi, quando lei morì, fu come se il mondo crollasse per me. Pensavo solo... No, basta, non importa. Non devi raccontarmi nient'altro. Come? Stai ricordando troppo, Marvin. Molto spesso... Molto spesso rimangono solo i ricordi. Ma tu non puoi ripensare solamente alle cose brutte. Sono quelle belle che devi ricordare. Sono per me. Se non lo fossero ti dispiacerebbe, penso, non le vuoi? Oh, sì. Ti vanno bene? Credo di sì. Dammi il piede destro. Quanto li hai pagati? Ah, molto divertente, avanti, il piede destro. Ok, arriva. Oh, no. Sembra fatto su misura. Adesso mi insegnerai a pattinare? Sì, no... No, vai a esercitarti un po'. Io devo dormire, sono stato in giro tutta la notte per trovarli. Marvin. Dai. Più tardi. Oh, oh cielo. Reggiti forte a questo. Avanti. Coraggio. Forza, lasciati andare. Questo è tutto, signor Stewart. Sì, capisco. Capisco.
Allora non ho speranza di poterlo adottare, no. Se non provo che non ha più nessun parente. Esatto, è così. La ringrazio moltissimo. Di niente. Davvero. Riempirò questi modi. Bene, li sì, certo, mi è stata di grande aiuto. La ringrazio molto. Grazie. Dimmi il nome del tuo dolce amore. Dai, premi! B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N. Mi chiamo Marvin Stewart. Vorrei parlare con Miss Carey di Ty Jackson. Non aveva nessuno quel povero bambino. Io speravo di poterlo tenere con me, ma adesso non posso più farlo. Ne ho già 4, 2 in prigione e una incinta. Mi dispiace moltissimo, Miss Carey. Ma Ty deve pure avere qualche altro parente. Credo di aver capito che suo padre è morto. Oh, beh, non so se è morto davvero. È quello che Vanessa ha raccontato a Tiger quando ha cominciato a chiedere di lui. Non so esattamente dove si trova, ma probabilmente è ad Atlanta. Oh, lei avrebbe voluto sposarlo fin da quando lo conobbe. Pensava che se avesse avuto un bambino sarebbe riuscita a incastrarlo. Questo fu 10 o 11 anni fa. Mai più sentito parlare di lui da allora. E lei non avrebbe il suo ultimo recapito o un numero di telefono? Sì. Sì, penso di avere un numero di telefono da qualche parte. Shirley? Che c'è? Guarda nel primo cassetto in alto e portami la rubrica del telefono e una penna. Voglio chiederti una cosa, tu credi in Dio? Certo. Se ci credi veramente, allora devi capire anche che ha creato la gente perché fosse diversa. Ci ha dato il cervello per pensare, avere la capacità di amare e comprendere. Probabilmente si aspetta che lo facciamo funzionare. Ormai questa storia sta andando avanti da un bel pezzo, non credi? Quando è che si decide a scendere per darci una mano? Penso che lo farà. Lo farà prima o poi. La gente comincia a trattare le persone come persone e non come colori. Lo sai? Come la prima volta che ti ho incontrato, tu eri solo un piccolo bambino negro. Adesso sei Ty Jackson. Tu sei tu. Che cosa pensi quando mi guardi? Una volta vedevo soltanto un uomo bianco. Ah. Ma adesso ti vedo come Marvin. Mi sembri proprio come me adesso. Certo. Non come me nero, ma che ne so. Ma uguale, ecco. Per uno che non parla quasi mai, fai delle discrete considerazioni. Per uno che è capace di rispondere solo non lo so, anche tu. Sì, ok. Ti voglio bene anch'io. Siamo tutti e due molto felici, ora andiamo a divertirci. Ok. Da dove cominciamo? Dalle montagne russe. Le montagne russe? No, senti, iniziamo con qualcosa di più semplice, d'accordo? Dai, Marv. No, non fa per me. Se ti piacciono tanto, vacci pure. Tu sei giovane, puoi farlo. Avanti, dobbiamo farlo insieme. No. Oh, per la miseria. Wow! Eccone un altro.
Aiuto, Marv, mi vuole mangiare. Ci penso io. Ringle bell, ringle bell. Vuoi che ti dica com'è? Io la canto come mi pare. Posso insegnarti le parole? Che cos'è in contrario a imparare da me le parole di una canzone? Oh, capisco, capisco, certo. Tu non vuoi imparare niente di niente. So già quanto basta. Ma le parole della canzone non le conosci. Guarda quella scritta là in fondo. Riesci a leggerla? Non mi interessa. Certo, e invece dovrebbe proprio interessarti. Tu hai bisogno di un'istruzione seria per capire come va il mondo. Stammi a sentire, io so già come va il mondo. Va nel verso di voi stupidi bianchi, soprattutto di quelli più grandi, quelli che ti vengono a dire che hai bisogno di un'istruzione. A mia madre hanno detto di no per almeno 20 lavori, capisci? 20! Solo perché non aveva un pezzo di carta dove c'era scritto che aveva imparato quello che i bianchi volevano da lei. Questa è invidia, lo sai? È vera invidia. Sei invidioso di chi è più fortunato. Ci sono anche i bianchi, poveri, esattamente come i neri e come qualunque altra razza. Vuoi vivere come ha vissuto tua madre? Nessuna istruzione, nessuna speranza nel futuro? Continua pure dritto per la tua strada. E questa la tua risposta a tutto? Scappare e basta? Chi mi dice che non creperò stanotte stessa proprio come mia madre? E chi ti dice che non camperai fino a 100 anni? No, aspetta un momento. Che cosa potrai ottenere in tutto questo tempo? Ti servirà una moglie, ti servirà una casa, ti serviranno dei figli, ti servirà una famiglia, ti servirà un lavoro. E tu puoi avere assolutamente tutto se vuoi. Ma senti chi parla. Tu ci sei passato attraverso questo schifo. E che cosa ti è rimasto? Eh? Niente lavoro, una bottiglia di whisky e l'alito che puzza. Lo vedi, con tutta la fatica che hai fatto, non ti è rimasto un accidente. Forse è di questo che il mondo ha bisogno. Tanti ubriaconi istruiti. Chiedimi scusa. Per cosa? Non è quello che sei? Io non insulto le persone. Rispetta gli altri e loro rispetteranno te. Col cavolo che lo fanno. Ehi, ascolta, ti ho chiesto più di una volta di non dire parolacce. E di provare a comportarti almeno un po' come un essere umano. Se non riesci a fare queste due semplici cose, vatti a fare una passeggiata. Lasciami stare! Non voglio più vedere la tua faccia nera. Sai che devi fare tu invece? Sì, lo so che devo fare. So quello che devo fare. Non provocarmi, ragazzo. Tu va all'inferno, bastardo. D'accordo. Metti via quel coltello. Mettilo via. Fallo scomparire. Ficcatelo subito in tasca! Ficcatelo in tasca! O finirai per farti male. Vattene, non ho nessuna voglia di giocare. Hai visto il ragazzo? Sì, si è affacciato poco fa, ma se n'è andato subito. Grazie.
devi restare qui. Pensa che bastino? Pensa sì, che bastino? Sì, basta. Op. Eccomi qui. Manda giù questo. Oh. Accidenti. Va bene, va bene. Ok. Tranquillo, tranquillo. Eh? Basta, è passata. Dici che non vuoi arrivare a 12 anni. Con me accanto ce la farai. Adesso ti do un po' di questo. Giù, apri la bocca. Così. Manda giù tutto. E lecca il cucchiaio. Coraggio. Ecco fatto. Non ti fa nessun effetto. Senti, hai bisogno di un dottore, Tyke. Ti porterò al Grady. Vuoi scaricarmi, non è vero? No, ti devo portare in un ospedale, non puoi restare qui. Io non so più che cosa fare, non sono in grado di curarti. Io non voglio che mi molli in ospedale. Dai. Insomma, mi vuoi lasciare in pace? Avanti. Levati, levati, levati. Pronto? Il signor Richard Davis, per favore. Lei chi diavolo è, me lo spiega? Di che si impiccia? Questi non sono affari suoi. Posso sedermi? In effetti, non sono io che dovrei preoccuparmene. È che mi ci sono trovato in mezzo. Mi sono preso cura di Tyke dal giorno in cui è morta sua madre. Ah, sì, immagino che avrei dovuto dirglielo prima. È morta senza un centesimo e non aveva altri familiari all'infuori di Tyke. Ma io non ho visto niente di male nel tenerlo un po' di tempo con me. Perché non ha risolto la faccenda portandolo in orfanotrofio? Beh, adesso so che suo padre non è morto e sta bene. Io non ho figli maschi. Ho tre figlie, tre femmine. Senta, signor Davis, io non sto provando a rimandarglielo indietro. A me non interessa un accidente di lei o della sua famiglia. Mi interessa esclusivamente Tyke. Sono venuto qui perché lei è l'unica persona che può aiutarmi. Aiutarla in che modo? Tyke non sta bene, è malato. E non vuole saperne di farsi ricoverare in un ospedale perché ha paura che poi lo rinchiudano in orfanotrofio. Cosa vuole da me? Voglio solamente un dottore che lo visiti. Per il resto penso di potercela fare. Però il problema è che non ho soldi abbastanza neanche per pagare un taxi e così se lei volesse privarsi di una piccola somma, quello che può. Mi ha preso per una specie di idiota per caso? Si aspetta davvero che ci creda? Lei si presenta qui spuntando da chissà dove. Non so assolutamente chi è. E spera che le passi dei soldi solamente perché me li chiede.
Lei è pazzo, secondo me. Tutto quello che deve fare è venire con me e vedere di persona. Che cosa c'è? Ha paura che le stia dicendo la verità? È così spaventato da un bambino. Io non ho paura di niente. Allora venga con me. Non verrò da nessuna parte con lei. Per quanto ne so, lei potrebbe essere una specie di mentecatto che va in giro a scoprire scheletri negli armadi della gente per poi ricattarla. Farò finta di non averla mai vista. Ma se cercherà di fare il furbo con me, sarò felice di fargliela pagare. Allora, perché non se ne esce da quella porta proprio come c'è entrato? Sarebbe meglio se portassi il bambino qui da lei? Sarebbe meglio se portasse le sue chiappe fuori da qui prima che chiami un poliziotto e la faccia cacciare a calci. La ringrazio molto per il tempo che mi ha dedicato. Tyke. Tyke. Svegliati. Svegliati. Oddio. Ferma! Ferma! Si fermi! Ma che diavolo fa? È pazzo? Per favore, mi aiuti? Devo portarlo all'ospedale. La prego. Va bene, grazie. Va bene, salga. Grazie. Non riesco a svegliarlo. Ha bisogno di un dottore. Che devo fare? Venga da questa parte. Sì. Non ho avuto il tempo di vestirlo. Non c'è bisogno di spiegazioni. Il dottor Ross al pronto soccorso. Il dottor Ross al pronto soccorso. Come sta? Sta come può vedere, purtroppo. È in coma. In coma? Ma cos'è? È piccolo, debole e denutrito. È difficile che si riprenda. Mi dispiace, ma abbiamo fatto tutto il possibile. Non dipende più da noi. Un momento, un momento. Sta dicendo che morirà. Sto dicendo che è possibile. Pronto, signor Davis? Sono di nuovo Marvin Stewart. Che cosa? Ha dimenticato quello che le ho detto? Non l'ho chiamata per domandarle soldi. L'ho chiamata solo per suo figlio. È ricoverato al Grady. E forse non ce la farà, ha la polmonite. Non so se è una cosa che le interessa. Per favore, non morire, figliolo, ti prego.
Le interessa o è solo curiosità? Tutte e due, forse. È stato, come dire, un vero e proprio shock, così all'improvviso. Ora ho avuto un po' di tempo per pensarci. Ecco, io ormai ho una moglie e tre figlie. E non lo so. Come posso spiegarglielo? Come faccio a dirlo a loro? Voglio bene a mia moglie. È sempre suo figlio. Dissi a Vanessa di abortire. Avrei pagato tutto io. Insomma, non è colpa mia. Beh, questo non ha importanza ora. Voleva che rinunciassi al mio futuro, a mia moglie, per lei. Io le dissi che non potevo farlo. Lei mi insultò, mi sputò in faccia, mi disse di andare all'inferno. È quello che ho fatto. Ma ora voglio che mio figlio viva e voglio riportarlo a casa con me. Mi avrà raccontato un sacco di storie sul mio conto, ma non mi importa. Voglio provare a dimostrargli chi è realmente suo padre. Riuscirò a farmi perdonare. Io devo ringraziarla per quanto ha fatto. Vorrei ripagarla per il suo disturbo. Oh, non è assolutamente necessario. Non l'ho fatto per soldi. E per cosa, allora? Solitudine. Tyke. Tyke. Come ti senti? Stanco. Accidenti, sei riuscito davvero a spaventarmi. Presto starai meglio. Questo è un ospedale? Esatto. Ma non ti devi preoccupare. Non c'è nessun pericolo che ti portino via da me. Loro pensano che io sia la tua badia ufficiale. Come li hai convinti? Non mi conoscono bene come te. Già, ben fatto. Ehi, ma che cavolo mi hanno messo nel naso? Ehi, modera i termini. Oh, roba volevo dire. Ok. E lui chi è? Questo è il dottore. La ringrazio molto per il suo interesse, ma so che ora deve andare. Vuol dire che parleremo più tardi, eh? Certo. Ci vediamo fuori, l'aspetterò. Ehi, Marv. Sì? Hai avuto paura che morivo? Sì, un po'. Stavi proprio male, sai. Ma come hai fatto? Lo sai che non ti lascerei. Certo, ora lo so, ma preferivo saperlo in modo diverso. Ehi, non c'è motivo di fare così con me. Sono un uomo. Ah, sì, lo so. Temo di aver perso la testa. Avvicinati. Avvicinati. Che cosa c'è? Forza, abbassati. Non dire a nessuno che l'ho fatto. Non preoccuparti, non lo farò. Hai sonno? Soltanto un po'. Resti con me, Marv. Rimango qui, sì. Perché non mi racconti una storia per addormentarmi? D'accordo. Ne ho una buona. Molto tempo fa c'era un uomo di mezza età, abbastanza di bell'aspetto, che incontrò un ragazzo che era stato immerso nel cioccolato. E da allora vissero insieme felici e contenti. Stai tranquillo, piccolo. Ci vediamo dopo.
signor Stewart. Che cos'è questa storia? Perché non gli ha detto chi sono veramente? Ah, per un attimo... un ottimo motivo. Vede, signor Davis, non deve agitarsi o emozionarsi. Capisce, il fatto che venga a sapere che lei è qui è una cosa, ma sapere che vuole portarlo via da me, e lei vuole farlo, no? È facile immaginare l'effetto che potrebbe avere su di lui. Perciò io ritengo che dovremmo muoverci con calma. Per ora penso che sarebbe meglio che tornasse a casa mia. A casa sua? Sì. Insomma, ha visto come si comporta con me? L'ha visto? Lui risponde solo a me. Spera in me. È abituato a me. Mi auguro che la verità sarà meno traumatica così. Anzi, ne sono convinto. Probabilmente lei non è d'accordo. No. Vede, è riuscita a farmi capire una cosa. Ha bisogno di tempo per abituarsi a me. È normale. E la mia famiglia ne ha bisogno per abituarsi a lui. Va bene, faremo come dice. Bene. Le telefonerò quando arriverà il momento. Certo, senta, perché non... Sono sicuro che ne avrà bisogno. Perché non prende qualche... No, non è necessario, gliel'ho già detto prima. Mettiamo in chiaro una cosa, io gli voglio bene. E ho anche provato ad adottarlo a un certo punto. Volevo diventare suo padre. E se non ci fosse stato lei, io ci sarei riuscito. Perciò non cerchi di pagarmi, perché non l'ho fatto certo per lei, è chiaro? Mi dispiace, non intendevo in questo senso. Mi aveva detto che non ha denaro. Come potrà prendersi cura di mio figlio quando uscirà? D'accordo. A proposito, signor Davis, ha considerato la possibilità che Tig non voglia venire con lei? Sì, l'ho considerato. Probabilmente mi detesterà, lo so. Ma non riuscirò mai a perdonarmi se almeno... Se non farò il tentativo di essere veramente suo padre. Capisci che voglio dire? Ho paura di sì. Ok, grazie. Ma sei sicuro che non manchi qualche pezzo? Va bene. Anche questo è sistemato. Che cosa pensi di fare? Di incollare sul cartone questo puzzle e appenderlo? Ehi, mi piacerebbe sapere che rappresenta. Marv. Ehi. Scusa, non ti stavo ascoltando. Di che cosa parlavi? Marvin, dove sei stato? Non ti senti bene per caso? No, è solo che non ho pace. Sai, tu non puoi riuscire a capire noi vecchi, siamo strani. Siamo senili, ma ce ne andiamo in giro nel cuore della notte per risolvere i nostri problemi. Sì, anche mamma faceva lo stesso. Poi si alzava, sempre tardissimo, e si metteva a pensare ai debiti, ai soldi e a tutte queste cose. Qualche volta riusciva a pensare anche a me. Ti sei stancato di avermi qui, Marv? No, smettila, vieni qui. Vieni, pulcino. Beh, tu non volevi parlare con me stasera e stai ricominciando a bere. Già, lo sai a che cosa stavo pensando? Dimmelo. Stavo pensando a che cosa ne sarebbe di te se mi succedesse qualcosa all'improvviso. Non mi starai dicendo che vuoi morire? No, non ancora. Vorrei solamente farti capire che non possiamo organizzarci nel modo migliore qui. Aspetta, tirati su un attimo.
Sai che ti serve? Che cosa? Hai bisogno di vestiti. E hai bisogno di un'istruzione. Hai bisogno di pasti regolari. Ecco che ti serve. Insomma, è a questo che pensavo prima. E ho deciso che dovresti vivere in un modo migliore. Allora vuoi mandarmi via, vero? No, ma farò ciò che penso sia meglio. Non mi interessa andare con gente piena zeppa di soldi. Io non ho bisogno di vestiti. Non mi servono i libri e neanche un'istruzione. Ascolta. Non si tratta di un istituto o cose del genere. No, è una famiglia. Ho parlato molto con loro, li conosco bene. Sai, hanno... hanno tre figlie piccole. E vogliono un maschio. Ci hanno invitato a cena da loro domani. Io non ci vengo. Non rispondermi mai più, io non ci vengo. Sta a sentire. Sono brave persone, facciamo un patto, d'accordo? Te li presento, li conosci e poi decidi. E se non ti piacciono per niente, lasciamo perdere tutto, ok? Se ti piacciono, invece, anche solo un pochino, allora devi promettermi che ci proverai. Va bene? È un buon patto, mi sembra. Penso che ci puoi stare. Sì, forse ci posso stare. Sicuro che non morirai? Prometto. Ok. Chiudi lo sportello. Chi ci vive qui? Richard Davis e la sua famiglia. Richard Davis? E chi diavolo è Richard Davis? È tuo padre. Mio padre. Molto divertente. Io là non ci entro. Tu ci entri insieme a me. Altrimenti ti carico sulle spalle e ti ci porto con la forza. Lui è tuo padre e vuole vederti. Mio padre. E perché me lo dici solo adesso, dopo tanto tempo? Ti sei messo d'accordo con lui, per caso? Mi sono messo d'accordo con te. Mica mi vorrai lasciare da solo con questo tizio, Marv? No, se non vorrei. Non voglio. Ciao, Taig. Salve. La signora Davis? Sì. Mi chiamo Marvin Stewart. Accomodatevi. Con tutto quello che ha passato, non so come abbia fatto a resistere. Lo riconoscerei in mezzo a centinaia di persone. Buonasera, signor Davis. Scusi di ritardo. Vuole che lo vada a chiamare? No, si sta divertendo. Non disturbiamolo adesso. Andiamo di là a parlare un po', le va? Permesso. Se la cava bene con le bambine. Ah, sì, gli piacciono, certo. Come si dice quando una persona ha paura di parlare con qualcuno che non conosce? Io ho guidato per più di 2 ore cercando di raccogliere le idee, pensando al discorso che dovrei fare, provando a immaginare quali domande mi avrebbe fatto. Ho già delle risposte pronte, sa. Beh, mi piacerebbe molto aiutarla, ma non posso. Però penso di sapere quale sarà la prima domanda. Perché dopo tutti questi anni? Certo, me l'immaginavo. L'immaginavo. Le ha detto questo quando gli ha parlato di me? Temo di sì, Richard.
Stiamo facendo le cose troppo in fretta. Posso tenerlo un altro po' con me? Oh, no, 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 no. Lo voglio qui, è mio figlio, non intendo più rimandare. Marvin! Marvin! Ty, siamo di qua, vieni pure. Ehi, Marv, dovevi vedere. Ty Jackson, questo è tuo padre Richard Davis. Ciao, Ty. Ty. Che c'è? Non ti hanno insegnato a salutare le persone? Oh, salve. Ehi, ne è passato di tempo, eh? Senti, io ho qualcosa per te, Ty. È una sciocchezza, spero che ti piaccia. È un orologio. È veramente bello. Allora, come si dice? Grazie. Insomma, non sembri entusiasta di vedermi. Perché dovrei esserlo? Fino adesso non ti ho mai visto. Che effetto vuoi che mi faccia? Tu hai la tua bella casetta, la tua Cadillac. E di me non te ne è mai importato un bel niente. E questo orologio? Un cavolo di orologio da $10. In questo modo tu pensi di aggiustare tutto, non è vero? Beh, scordatelo. Scommetto che ti piacerebbe che Marv non ti avesse mai trovato, non è così? Forse vorresti che io fossi morto. Proprio come mia madre. Ehi, basta, non importa, non importa, non importa. Io lasci che mi dica pure quello che vuole, in fondo ne ha tutti i motivi. Però vorrei prima fare una cosa, vieni, siediti un attimo. Su, coraggio. Ecco, io voglio raccontarti la mia versione. Lo so che mi odi, ma avrei voluto... Scusate se vi interrompo, papà. La mamma mi ha mandato a dire che la cena è pronta, se può interessare a qualcuno. Pensavo che avessi più fame. Ma certo, non mangi certo niente. Che mangia. Almeno bevi il latte. Non ha neanche sete, è vero. Basta ora, bambina. Tig, non vuoi proprio mangiare? La macedonia? Le fragole? Ah, le fragole mi fanno impazzire, a te piacciono? C'è anche la torta al cioccolato. No, non mi va. Ma forse potrebbe incartarmene un pezzo se vuole. Così lo porto a casa. A casa? Lascia. Richard, aspetta. Ehi, ma cosa gli è successo? Io non lo so. Se proprio lo vuoi sapere, perché non vai a chiederglielo? Vuole un po' di dessert? Fragole? Fragole, sì, grazie. Vedo. Ecco. Sono un vigliacco. Non ho avuto il coraggio di dirglielo. Che diavolo significa? Significa che l'ho portato qui. Tenercelo è un problema suo. Lo sarà sicuramente. Non penserà che sia così facile. Facile? Non lo penso. Scusatemi, Marvin ha chiamato un taxi? Sì, l'ho chiamato io. Purtroppo devo scappare, ma date le circostanze forse è meglio. È il momento di salutarci. Mi piacete? Sì. Sì, ma aspetti un momento. No. Grazie per la deliziosa cena. Ehi, Marv, aspetta, mi arrivo. Fammi entrare. Non posso andare in nessun posto con te. Speravo di potermene andare senza salutarti. Di cosa stai parlando? Ti avevo detto che avrei fatto ciò che ritenevo fosse meglio, no? Però... No? Ma tu mi hai detto che venivamo qui e poi ce ne andavamo, tornavamo a casa dopo cena. Ty, tu sei a casa.
È giusto che tu viva qui. Ed è qui che ti domando di restare. E Bianchi, brutta razza, e Bianchi. Ehi, avanti, smettila, non puoi dire questo. Tu non appartieni a me. È stato bello finché è durato. Mi è piaciuto molto stare insieme, ero felice. Ma qui c'è molto di più per te. Guarda, guardati dietro, forza. Voltati e guarda dietro. Dai, devi farmi un favore. Promettimi che ti comporterai bene. Ok, senti. Volevo farlo gentilmente per non ferire i tuoi sentimenti. Ma se proprio lo vuoi sapere, ero stanco di questa storia. Ne ho abbastanza. Sono tutte balle. Già, e se non lo fossero? Non vuoi restare qua? Va benissimo per me. Devi fare quello che vuoi. Però non provare a tornare a casa mia. Non voglio. Lo capisci? Non voglio che torni da me. Se sei così stupido da rovinare tutto, provaci. Adesso sai che cosa ti conviene fare. Levati! Alexander Street 242. Andiamo. Si direbbe che hai visto un fantasma. Ciao, Marv. Ciao, Tyke. Ti ho spaventato? Beh, tu mi hai spaventato. Che ne so che adesso butti sempre giù la porta in quel modo? No, sapevo che eri qui. Hai fatto un bel po' di confusione. Allora, come te la stai cavando con tuo padre? Abbastanza bene, almeno credo. Perché? Hai qualche problema? No, non è questo. Mi sta bene quasi in tutto. A volte ci divertiamo moltissimo insieme. Non so, mi porta alla partita, per esempio. Però, sai... Però? Beh, il fatto è... che non riesco a vederlo molto. Io devo andare a scuola e lui deve andare al lavoro. E la notte non dormiamo mai insieme come facevo con te. Mi sa che funziona meglio con una persona sola invece che con un'intera famiglia. Quando si è in due è più bello, Marv. Sì. Marvin. Sì? Tu senti la mia mancanza? Penso di sì, perché me lo chiedi? Non lo so. È solo che adesso mi sembra tutto così diverso. Nemmeno questo posto è più come prima. E nemmeno io? Tu... anche tu sembri diverso. So che sei lo stesso, però mi sembri tanto diverso. Non riesco a capirlo. Penso di sapere qual è il problema. Vedi, è come se fossimo due brutti anatroccoli che vivono insieme in un lago. Uno è veramente un'anatra, mentre l'altro è un bel cigno. È una strana coppia, no? E il brutto anatroccolo, che in realtà è un bel cigno, un giorno se ne va dallo stagno. Questa la conosci bene? Sì, abbastanza. E mentre è lontano... diventa grande. Gli crescono delle belle piume bianche, incontra altri cigni e impara che cosa vuol dire essere un cigno. Finché un bel giorno
decide improvvisamente di tornare a trovare il suo vecchio compagno. La brutta e vecchia anatra che vive nello stagno melmoso. Esattamente come tanto tempo prima. Io e te sappiamo benissimo che un'anatra e un cigno non sono la stessa cosa. Ma non si può negare che sono molto simili in un certo modo. E non importa che cosa è successo nel frattempo. C'è un legame molto, molto forte che li unisce. È così per me. Anche per te. Sei grande, Marv. Mi chiedevo se saresti riuscito a farlo ancora. Voglio dire, come facevi? Mi spiegavi sempre le cose in questo modo. Sì, anche per me è così. Ma non ti senti solo? Ah, sì, suppongo di sì, qualche volta almeno. E perché non trovi degli amici? Perché non rientro nella società, è questo che vuoi dirmi? Vuoi che questa grassa e vecchia anatra si tuffi nel lago con te? Ah, può darsi che un giorno anch'io diventerò un bel cigno. Ma fino ad allora devi accettarmi così come Aspetta, sono. Aspetta, Marv, non ti volevo offendere. Io desidero solamente che tu sia felice. L'unica cosa che mi rende felice è vedere questo brutto muso nero che sorride. Devi farti la barba. Stai male così. Sì, sì, me la farò prima o poi. Beh, fattela. Cerca di fartela per domenica, ok? Perché domenica? Che succede? C'è una piccola festicciola. È il mio compleanno. Il tuo compleanno? Oh. Oh, 12, vero? Già. Dicevo continuamente che non ci sarei mai arrivato, ricordi? Ma ce l'ho fatta. Sì. Senti, Marv. Cosa? Giuri che non ti metti a ridere se ti dico una cosa. E come faccio? Dipende se è buffa o no. È solamente qualcosa che ti voglio dire nel caso che non la sai già. Marvin. Sì? Io ti voglio bene. Te lo volevo dire. Perché non sono riuscito a dirlo alla mamma quando era ancora viva. L'ultima volta che l'ho sentito. Grazie per avermelo detto. Ti voglio bene anch'io. Beh, adesso devo andare. Ci vediamo, Marv. Senti. Mi raccomando, ricordati, alle 10 esatte domenica mattina. Sii puntuale. E non preoccuparti per il regalo. D'accordo? A domenica. Ciao, Marv, ti aspetto. Thank you.
A tutti i bambini del mondo, che il loro pianto di solitudine venga ascoltato e ricambiato con l'amore. Thank you.